Per me sì, chiaramente. Sì, perché comunque hai sempre voglia di, no? Di poter raccontare ancora di più, insomma, una città, comunque dei luoghi che ti piacciono. Io poi da napoletana chiaramente sono anche molto innamorata della mia città, quindi sì, chiaramente poi lavoro fuori Napoli, però insomma chiaramente sì, sì, ci sono e tra l'altro secondo me sì, qualcosa abbiamo tralasciato. Quali? Devo svelarlo? È una curiosità, no? Sì, comunque sì, sul corpo, secondo me. Secondo me una location meravigliosa potrebbe essere anche sul corpo, però come dire, insomma, cioè sono quelle cose che chiaramente ti. Io chiaramente conoscendo bene Napoli, insomma, posso dire anche quello. It happens a lot to me because I mean every part of Napoli is so special and it's just like you can shoot three movies in that city with the same concept. So it was really, really hard. Even though the streets, when you walk in the streets, you just want to shoot in one street and then you see another one and you want to shoot there and another one you want to shoot there. So it's an amazing city, so there were, as I told, we could have done three projects with the same concept. Sì, questa è una cosa che succede spesso, quella che lei ha menzionato. E devo dire che tutti i posti, tutte le parti di Napoli sono speciali. Avremmo potuto girare ben tre film con la disponibilità di location che avevamo a Napoli, perché capitava di girare, passeggiare per le strade, per i vicoli e vedere una strada e dire ah, quella andrebbe bene, poi magari si svoltava l'angolo, si vedeva un'altra strada, ah, ma andrebbe bene anche questa. E quindi c'era questo susseguirsi appunto di idee e come ribadisco si sarebbero potute utilizzare queste location per ben tre progetti diversi. Il film, chi lo ha visto non l'ha per certo dimenticato, inizia con l'immagine di una scalinata elicoidale molto suggestiva, qualcuno ha fatto vedere dell'architettura. Ecco, volevo appunto sapere dove eravate trovati. Volevo anche sapere, sempre a proposito di location, se avete avuto difficoltà o problemi in girare la scena nella cappella che contiene il Cristo velato. Ecco, a volte non è semplice ottenere appunto permessi per visitare dei luoghi che sono luoghi, come dire, di grande suggestione architettonica. Ci fa le conferenze pure Sgarbi dentro alla cappella San Severo, non si preoccupare, è aperta. Beh, ma credo che l'arrivo di un set comporta sempre qualche timore in più. Però diciamo che per questo progetto comunque di Ferzan Napoli è stata generosissima, come del resto si dimostra sempre, una città meridionale. Proprio è stata molto generosa, quindi non abbiamo avuto grandi difficoltà. Stiamo parlando di scenografie, no, ti dico perché Ferza mi sarà grato a vita, perché visto che lui parlava di Napoli velata, io un giorno gli ho detto, ma tu sei mai stato alla farmacia degli incurabili? Poi sono, e mi ha ringraziato perché sopra questa farmacia unica, incredibile, che non ha niente di religioso, non è? Cioè, ci sono quattro angeli sopra che reggono un velo. Mi sembrava proprio fatto apposta, ed è un luogo di un'importanza, di una bellezza, che anche per lui sconosciuto. Also I wanted something about this stair thing. When I first went to Napoli, I asked person what is your one object that you recognized in the city, and he gave the answer most probably the stairs. So we came up with the idea of the stairs and using the stairs because the stairs of Napoli is so remarkable. So that idea came out that way. Volevo aggiungere anch'io qualcosa in proposito.
E la prima volta che ho chiesto a Ferza, a proposito di questo progetto, quale fosse l'oggetto che secondo lui faceva riconoscere immediatamente Napoli, che lui riconosceva nella città di Napoli, lui mi ha immediatamente detto le scale. Quindi questo è il motivo per il quale sono state proprio utilizzate le scale come oggetto preminente, perché quelle scalinate sono veramente notevoli, e così in questa maniera ci è venuta l'idea delle scale.